Caos nella casa del GF VIP, Oriana origlia confessionale di Daniele, ecco perché sta con me. Scoppia l'ennesima bomba nella casa del grande fratello VIP. All'indomani di una puntata complicata che ha visto nuovamente finire nell'occhio del ciclone il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La concorrente venezuelana ha origliato un confessionale del coinquilino che sarebbe dovuto rimanere segreto. Si sarebbe trattato di uno sfogo che Daniele ha avuto con uno degli autori del programma, al quale avrebbe confessato di non volere stare con Oriana ma di sentirsi obbligato per motivi di immagine. Ferita, Oriana ha dato in escandescenze. Dopo aver ascoltato la conversazione tra Daniele e uno degli autori del GF, Oriana si è allontanata per riferire l'accaduto ai suoi coinquilini. Diceva che non vuole stare con me ma che non può lasciarmi perché altrimenti io mi metto a letto a piangere lui. Lunedì in puntata, passa come un figlio di put. Ha detto anche che non ha stimoli per restare perché quattro grande fratello non lo vincerà uno come lui ma una come me. Ha confessato Oriana senza riuscire a trattenere le lacrime. E quando le è stato chiesto se fosse sicura di avere sentito bene, non ha avuto dubbi, ho sentito benissimo. Daniele non parla, urla. Daniele, infastidito dal fatto di essere stato ascoltato durante un momento che sarebbe dovuto rimanere privato, ha alzato la voce contro Oriana, sei una ragazzina che si arrabbia per quello che crede di avere sentito. Marzoli, però, è rimasta ferma sulla sua posizione, lo hai detto. Non farmi passare per pazza. Sei pazza, ha replicato ancora lui, sono qua a discolparmi di cose che credi di avere capito che non sono nemmeno reali. Ti rendi conto di come sei messa? Una catastrofe, l'hanno definita i fan della coppia che, visto come sono andate le cose, sembrerebbe destinata a scoppiare. Și poate îți dau totul peste cap, că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum